Ieri sera al Teatro Masini il tradizionale appuntamento delle festività natalizie organizzato dalla Scuola di Musica Sarti in collaborazione con il Comune di Faenza e l'ente gestore della Scuola Sarti, la Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna. Questa sera il concerto di Natale della Scuola di Musica Sarti. Sì, come dice quella canzone, anche quest'anno è già Natale, anche quest'anno è già Natale al Teatro Masini. Siamo molto felici perché il concerto di Natale è sempre un'occasione non solo per farci gli auguri in musica, come è il titolo del concerto, ma proprio per far ascoltare anche alla cittadinanza i ragazzi che suonano nella nostra scuola. Infatti questa sera c'è veramente un nutrito gruppo di giovani, dai più piccolini a quelli invece con più esperienza, quindi dalla propedeutica fino alla Jazz Art Ensemble, alla Big Band, passando anche per un solista che è il diplomato per eccellenza del 2013, che è Alceste Neri. Quale sarà il programma della serata? Allora, il programma della serata, in realtà io non lo conosco bene fino in fondo, conosco la parte che mi riguarda, ma credo che si cominci col coro dei bambini, se non erro. Dopodiché ci sarà, la wind band diretta da Barbara Manfredini, dopodiché il solista di cui parlava Barbara, Alceste Neri, e dopodiché noi scapestrati jazzisti che avremo l'opportunità di affinare ancora di più il nostro repertorio. Quindi è ottimo per noi avere questa occasione di farci ascoltare anche un po' da, insomma, la cittadinanza. Com'è il jazz natalizio? Ma il jazz natalizio penso che sia più o meno come quello pasquale, come quello del carnevale, più o meno. Diciamo che siamo tutti un po' più contenti perché stiamo, come dire, avvicinandoci alle feste, abbiamo tutti voglia anche di, come dire, fermarci un attimo. È stato un anno, una partenza molto impegnata, quindi insomma. Quanto ci avete messo a preparare i pezzi per questa serata? Allora, questi pezzi in realtà li abbiamo già presentati in un'altra serata al MIC, che non è molto, il 1° dicembre, e quindi in realtà non moltissimo, ci abbiamo messo un mesetto. Li abbiamo preparati per il 1° dicembre, adesso li ripresentiamo, alcuni di questi li ripresentiamo stasera, per poi riprepararci per un nuovo appuntamento che sarà a marzo, se non erro, per Fiato al Brasile, dove anche noi interverremo suonando arrangiamenti appositamente scritti per la band, insomma, quindi altro lavoro ben accetto. Invece, per quanto riguarda la sua parte, cosa avete preparato per stasera? Ma allora, io in realtà, in quanto coordinatore artistico, sono solamente qui in rappresentanza. Il lavoro che abbiamo fatto è stato fatto nei mesi precedenti e uso questo canale televisivo anche per dirvi un attimo che comunque questa scuola ci dimostra sempre di più che ha grandissime competenze, ottime professionalità e siamo già pronti a preparare i prossimi concerti che saranno quelli di Fiato al Brasile, che sarà una rassegna che per il terzo anno faremo da febbraio del 2014. Francesca Diletta per Faenza Web TV.